Ah, buono il caffè. Ciao a tutti e benvenuti nella Vannelli Coffee ed Academy. Io sono Pietro Vannelli e oggi continuiamo con il nostro solito format Latte Art Tips. In questo episodio parleremo dei 5 errori più comuni della montatura. Faccio formazione ormai da diversi anni, sono stato in tanti paesi per fare fiere, eventi e formazione stessa e grazie a questi viaggi ho potuto lavorare con baristi un po' di tutti i livelli, da principianti a campioni del mondo e quindi ho voluto stilare questi 5 errori più comuni tra i baristi, che sono errori che conosco piuttosto bene perché li ho fatti anch'io per molto tempo e quindi ci tengo. Ma basta parlare di me, adesso parliamo dei 5 errori appunto più comuni. Errore numero 1. Vortice fatto male. Il vortice è fondamentale quando noi montiamo il latte, è forse una delle prime cose a cui bisogna stare attenti. Il vortice è quella cosa che lega l'aria e il latte insieme ed è proprio l'aria e il latte insieme che creano la nostra tanto amata crema del cappuccino, che poi rende il cappuccino così iconico, lo rende così buono. Ma non tutte le creme sono uguali. Notate qualche differenza tra queste creme? Quindi, come fare la crema dei nostri sogni? Ci sono tante cose a cui bisogna stare attenti, ma sicuramente il vortice è una di queste. Perché il vortice, come abbiamo detto, è quella cosa che lega l'aria e il latte insieme. Li unisce, per sempre, nella buona e nella cattiva sorte, finché morte non li separi. Il vortice è amore, quindi è importante. Il vortice, per essere un amore coinvolgente e straordinario, deve coinvolgere tutto il latte. Come vedete in questa clip, questo latte non viene mosso. Ci sono qui delle bolle di aria che non vengono assimilate. Vuol dire che lì il vortice non era efficace. Evitate di mettere la lancia qui, o qui, o anche qui. State attenti a non tenere la lancia perpendicolare al bricco, altrimenti il vostro vortice sarà molto difficile da controllare. E attenzione all'orientamento. Se fosse orientata un po' più a destra o un po' più a sinistra, rischiate di avere un vortice storto. Quindi io vi consiglio di stare attenta a questa cosa perché spesso viene sottovalutata. Tenetela circa nel mezzo, ecco, questo è il mio consiglio spassionato. Vi consiglio, per avere un vortice efficace, di tenere la lancia qui, in modo che il vostro vortice abbia più o meno questo aspetto. Come vedete, tutto il latte viene coinvolto, è un vortice molto energico, però molto facile da controllare. Questo è un vortice di cui ci possiamo fidare per avere un buon latte. Ed eccoci arrivati all'errore numero 2, sbagliare i tempi. Anche la montatura è una questione di tempismo. Un po' come tutte le cose nella vita. Ma voi vi potete chiedere, un tempismo in cosa? Ve lo spiego subito. La montatura è divisa in due fasi. La prima, che chiameremo introduzione dell'aria, è tutto il tempo che noi passiamo appunto a introdurre l'aria. Ed è molto facile da riconoscere perché ogni volta che l'aria entra fa del rumore. Questo. La seconda, invece, è tutto il restante del tempo nel quale noi mixiamo quest'aria con il latte, che per gloria della fantasia la chiameremo fase di mixaggio. E l'errore sta proprio nel sbagliare i tempi tra queste due fasi, quindi fare una troppo lunga, una troppo corta, mischiare tra loro. Queste sono tutte possibilità per avere un latte sbagliato. Guardiamo quindi i primi errori che uno può fare. In questo caso abbiamo una prima fase molto lunga e ci porterà a un risultato così, nel quale non tutta la nostra aria è stata mixata, quindi non abbiamo lucentezza, non è elastico il nostro latte e quindi non è buono tanto quanto potrebbe esserlo. L'altro errore è ovviamente l'opposto, quindi una prima fase troppo corta e il risultato è un latte super liquido con il quale non ci facciamo niente. Era anche inutile usare la lancia a questo punto. Il terzo errore è alternare queste due fasi così, un po' una, un po' l'altra, e il risultato è dell'aria che non è stata mixata, perché l'aria che abbiamo introdotto
a metà della montatura non ha fatto in tempo a mixarsi. E quando noi facciamo uno di questi errori, c'è solo una cosa che possiamo fare. Spiace. Errore numero 3. Riempire la lattiera fino al segno. Tanti baristi prendono come riferimento il segno del beccuccio come quantitativo di latte freddo da mettere, che di per sé non è sbagliato. Lo sbaglio sta quando noi non lo usiamo come riferimento, ma pensiamo che quella sia la quantità perfetta per il nostro bricco. Cosa voglio dire? Che se per un bricco funziona, la quantità di latte coincide esattamente con il segno della lattiera, non vuol dire che funziona per ogni bricco. Non è una regola, anche perché di bricchi ne esistono tantissimi tipi. E ora vi faccio vedere qualcosa. Tolgo il microfono. Ah. Allora, questi sono tre tra i tantissimi bricchi che ho nella mia collezione. Un giorno ve li presenterò tutti. Quello che volevo farvi vedere è che, presi due bricchi a caso, hanno due beccucci diversi, quindi anche il segno è diverso. Quindi anche la quantità di latte che finisce dentro. Ho fatto questo piccolo esperimento dove ho preso questi tre bricchi e li ho riempiti fino al segno pesando la quantità di latte per dimostrare appunto che la quantità è diversa. Nel primo bricco vediamo che entrano 242 grammi, nel secondo 313 e nel terzo 350. E quindi io mi domando quale di queste tre misure di latte è la giusta per il nostro bricco. Probabilmente solo una delle tre sarà giusta. Tra parentesi, ho fatto anche un breve video, lo scorso Latte Art Tips era una piccola riflessione su questo argomento. Se siete curiosi ve la lascio in descrizione. Ma adesso torniamo a noi. Quindi come fare? Come fare se io sono un giovane barista e non so quanto latte freddo mettere? Io vi consiglio di partire da circa metà lattiera per poi aumentare o diminuire un pochino in base a quelle che sono le vostre esigenze. La vostra lancia, il vostro bricco, la potenza della vostra lancia, il numero di fori, eccetera, eccetera. Quindi trovare la giusta quantità per voi. Errore numero 4. Andiamo velocissimi. Tutta l'aria, tutta insieme. Questo errore si collega un pochino all'errore numero 1 e numero 2, però ho voluto parlarne un po' da solo, così che possiamo analizzare due o tre aspetti. Anche se giustamente la tendenza è di inserire tutta l'aria all'inizio della nostra montatura, c'è chi esagera, c'è sempre chi esagera. Ed esagerare vi creerà non pochi problemi. Introdurre tanta aria tutta insieme vi porterà comunque ad avere un latte non mixato bene, quindi con delle bolle. Se siete fortunati, diciamo fortunati come Mohamed Bashir Abdulkadar, che dopo essere sopravvissuto a un disastro aereo ha vinto $1 milione alla lotteria. È fortunato. Quindi se siamo fortunati come lui, diciamo sono delle bollicine piccole, microbolle. Ma se sei meno fortunato, diciamo come Tsutomu Yamagashi, che dopo essersi beccato due bombe atomiche non ha vinto niente alla lotteria. Ecco, se sei fortunato come lui, avrai delle bolle molto più grandi. Comunque dai, comunque vada, avrai delle bolle, quindi inserire tutta l'aria, tanta aria, tutta insieme, è un problema. Ma anche inserire la giusta quantità di aria tutta in una volta non va bene. Non va bene perché? Perché inserendola tutta insieme noi inseriamo bolle molto grandi. È molto più difficile farla assimilare dal latte e quindi creare una crema buona, 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 buona. Ma inserire bolle troppo grandi ci dà un problema anche con il nostro vortice. Ecco perché c'entrava anche il primo errore. Perché il vortice perde di velocità, perde di efficacia con delle bolle molto grandi che tendono un po' ad ostacolarlo. Quindi, summit, alla fine, come facciamo noi a introdurre la giusta quantità di aria e non avere il problema di introdurla tutta insieme, di introdurla in modo da bloccare il nostro vortice, eccetera, eccetera? Volete saperlo? Non ve lo dico! Non ve lo dico ora! Perché sto progettando un video apposta dedicato alla montatura, quindi non agli errori, ma come la montatura deve essere fatta. E allora lì ve lo dirò. Adesso sarebbe l'occasione perfetta per ricordarti di iscriverti al canale e di attivare la campanella. Nah, sono sicuro sono già tutti iscritti.
Errore numero 5. Temperatura. Beh, come poteva mancare la temperatura? Diciamo che è uno degli errori più difficili da evitare quando uno inizia, ma anche quando uno già è un po' esperto, la temperatura inganna sempre. Anche perché, parliamoci chiaro, la temperatura può rovinare tutto. Tutto il lavoro che abbiamo fatto fino a quel momento rovinato dalla temperatura. Immaginatevi di entrare al bar, chiedere un cappuccino e vi arriva questo cappuccino così lucido, con la crema così bella e anche un bel tulip in latte art. E se proprio volete sognare in grande, anche un barista sorridente che vi augura il buongiorno, vi chiede come state e poi basta, perché a quel punto deve anche lavorare. E quando lo andate a bere, freddino. È un po' deludente. Eppure succede. Succede. Perché così la temperatura cambia il gusto e anche nella latte art la temperatura ha un ruolo fondamentale. Ma questo è un altro video, un'altra storia, ne parleremo. Quindi se il latte è troppo freddo capite da soli che il cappuccino non è buonissimo. Però anche nell'andare troppo in là con la temperatura, quindi superare, diciamo, la giusta temperatura, che per la cronaca è intorno ai 60 gradi, superandoli noi andremo incontro alle famigerate bolle di temperatura, che sono delle bolle che arrivano quando noi facciamo troppo caldo il nostro latte. E quindi, dopo esservi bruciato la mano, aver bruciato la lingua di un povero disgraziato, avete anche rovinato il vostro latte per sempre. Ma c'è sempre una soluzione al problema. Questi erano i 5 errori di cui volevo parlarvi. Se questo video ti è stato inviato da qualcuno che conosci, probabilmente non sai montare il latte bene. Se avete domande, scrivetelo nei commenti. E a questo punto io vi saluto. Mohamed Bashar Abdul Qadar. E Mohamed... un Tomo Yagar.